po' d'aria fresca, mi farà bene. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Una domanda, se posso. Siete a bordo per lavoro o vi godete solo il viaggio? Entrambe le cose, direi. La Marina mi ha incaricato di compiere uno studio sul mal di mare. Osserverò la ciurma per tutto il tempo. Ho scoperto che i marinai stanno meglio in mare aperto rispetto a noi. Devo scoprirne la causa. Bene, spero che avrete successo nelle ricerche. Anch'io. Grazie dell'interessamento. Che bella pirata! E poi andrà tutto bene. Ne sei sicuro? Ma certo. Ti ho mai deluso, forse? No, ma non va bene per gli altri. Fidati di me, amico. Vedrai. Ma bene. Sembra che il nostro stimato ospite ci onori della sua presenza. Che ne dici di tornare sotto coperta? Sul ponte non c'è spazio per le signore. Vedo anch'io. Eppure tu sei qui. Vuoi fare lo spiritoso, eh? Vediamo se ridi anche per questo. Ora basta, ragazzi. Restane fuori. Guarda quanto barcona. Patetico. Vedi di mandarlo dritto. Senti, senti questo. Viene a fare lo spaccone e si crede il signore del castello. Su, ragazzi, smettetela. Se il capitano ci vede... Al diavolo il capitano. E al diavolo tu, Vince. Da che parte stai, eh? Sono pronto a ricominciare. Non ti conviene. E perché? Credi che ho paura di te? No, ma dovresti. Ti arrendi? Mai! Ora come la mettiamo? Capitano, esigo un chiarimento, signor Kenway. Queste qua... Ingannavamo il tempo facendo un po' di sport, capitano. Che ne direste di ingannare il tempo facendo il vostro lavoro? Non sapevo di pagarvi per ciondolare. Una parola, signor Kenway. Ah, quasi dimenticavo. Il tuo coltello. Non mi importa di voi, signor Kenway. Ho avuto solo problemi da che siete a bordo. I vostri problemi non c'entrano con me. Domando scusa? Non avete polso, siete bizzoso e crudele. E la ciurma non ha alcun rispetto per voi. Io non voglio discutere. Vorrei un favore da voi. Ah, questa è bella. Sospetto che alcuni vogliano ammutinarsi. Davvero? Che sorpresa. Non potendo fidarmi di loro, sono costretto a rivolgermi a voi. E perché dovrei aiutarvi? Perché se si ammutineranno, voi non riuscirete mai a raggiungere l'America vivo. Ebbene, che farete?
Se voi dite il vero, che altra scelta mi rimane? Grazie. Ma sia chiaro. Se voi oserete minacciarmi o insultarmi ancora, non esiterò a tagliarvi la testa, io stesso. Siamo intesi? Ottimo. Signore? Signor Kenway. Capitano. Qualunque cosa sia, non credo manchi molto. Allora, meglio muoversi. Ha ridotto ancora le razioni. Dice che non ce li meritiamo. Non ci starei mica ripensando, vero? Non è affatto giusto. So che tu hai ragione. Ma cosa? Ehi tu, ho delle domande da farti. Fantastico, ma non ho tempo da perdere. E poi cosa potrei avere di utile da dirti? Cerchi informazioni? Vai dal cuoco o dal medico. Loro parlano con tutti qui. Per altre due ore ci sono gallette in stiva se muori di fame. In realtà ho una domanda per te. Chiedi pure. Qualcuno degli uomini si comporta in modo strano o dice qualcosa di molto diverso dal solito? I ragazzi si lamentano delle razioni, come se potessi farci qualcosa. Ma per il resto non mi dicono niente. Un consiglio? Vai da James, sa sempre tutto lui. E dove posso trovarlo? Proprio dietro di te, amico, su quel barile. Sei tu, James? Sì. Ethan Kenway, lieto di conoscerti. So già chi sei. Speravo di poterti fare qualche domanda. Lo immaginavo, ma non qui. Seguimi. Allora, cosa vuoi sapere? Hai visto o sentito qualcosa di strano da quando siamo salpati? Qualcosa che ritieni preoccupante? Alcuni degli uomini si riuniscono ogni notte sul ponte. Non ho sentito che qualche parola qua e là, quindi non so bene che cosa tramino. Ma la vedo molto grigia. Intendono ammutinarsi? So soltanto che detestano il capitano. Mills ha cercato di tenerli buoni, ma un uomo solo non può fare più di tanto. Grazie dell'informazione. Spero solo di arrivare vivo alle colonie.
Sera, signore. Sera, tutto bene? Liscio come l'olio, come piace a me. Cosa vi porta quassù? Volevo fare un giro, sgranchirmi le gambe, tutto qui. Attento a dove andate. Il ponte nasconde molte insidie di notte. Cos'era? Hanno lanciato del carico fuori bordo. Ma perché? Ridotto ancora le razioni. Dice che non ce li meritiamo, certi russi. Non è affatto giusto che lui abbia arrosto e fino e noi stocca fisso e gallette. Ah, non lo so. Ne ho incontrati molti in giro per le terre. Vederli fanno paura. È normale quando si ha a che fare con oppositori come gamba di legno. Strano. Molto strano. Novità? Ogni notte lo stesso, perlustro una zona e buttano i barili dipinti da un'altra. Devo assoldare un secondo paio di occhi, magari James o Mills. Ma perché lo fanno? Se ho ragione, i barili servono da segnali. Lasciano una traccia. Temo sia soltanto questione di tempo prima che gli inseguitori... Nave in vista! Si prepara a sparare! Ai vostri posti! Pronti a... Tenersi tutti giù! Un colpo a salve! Sembra che non vogliono affondarci, ma abbordarci! Uomini ai posti! Pronti a combattere! Vi voglio sotto coperta! Perché? Posso difendere questa nave? La sapete issare una vela? Caricare un cannone? Combattere in mare? Non credo. Ora tornate in cabina. Oppure devo farvi scortare giù! Chiudete il boccaporto! Eitan. Sei stato lì sopra. C'è una nave in vista e vuole abbordarci. Ma è strano. Nessun ammutinamento a bordo. Non ha senso. Ah, ma ce l'ha. Che vuoi dire? Pensavi di scappare da Londra così facilmente dopo l'omicidio all'opera? Senza che ce ne accorgessimo, senza che ti seguissimo. Ah, così si spiega tutto. Arrenditi e verrai trattato con ogni onore. Se vuoi trattarmi con onore, dammi una spada. Vuoi davvero tentare la sorte in questo modo? Dovete restare sotto coperta. Vi ho dato ascolto, ma Mills mi stava aspettando. È lui che ha portato quella nave qui. Non c'entra la ciurma, solo lui. Che cosa vogliono? Me. Che vi prendano. Ah, è così. Ci raggiungeranno. Non si può far nulla. Forse ho un'idea.
Volete che entri in quella tempesta? Non abbiamo scelta. Non lo farò. Lo farò io. Va bene, va bene. Assicuriamo quelle cime! Lo dicevo che era da pazzi. Calmatevi! Sistemerò io la vela! Forza con quelle cime! Forza! Attenti al sartiame! Fissate il palanco! Rinforzate i nodi! Ci serve velocità! Spiegate le vele! Fenway, all'albero di trinchetto! James, voi all'albero maestro! Grazie, grazie. State pronti all'attracco, uomini! Attracco? Non c'è niente, solo una nebbia infinita. I gabbiani sono delle buone guide. Salite sulla coffa e vedrete.